Giuseppe Tullo, sindaco di Montagano, settimana della festa del pomodoro, oggi ultima giornata con il convegno dedicato a questa festa, a questa occasione, quindi una giornata conclusiva di una settimana importante per la valorizzazione delle risorse locali con specifici eventi. Sì, il convegno è stato molto interessante. Il titolo si prestava a varie letture perché l'obiettivo era quello di affrontare il tema pomodoro sotto molteplici aspetti, quello nutrizionale che è molto sentito e poi quello agronomico ed economico, quindi a 360 gradi. Si è conclusa con, devo dire, con successo la 16ª festa del pomodoro e io vorrei sottolineare già questo di per sé come un grande risultato perché nei piccoli comuni non sempre bisogna dare per scontato riuscire a dare continuità ad eventi di questo tipo. Questo è il 16° anno che si celebra il nostro prodotto tipico d'eccellenza, il pomodoro, e siamo soddisfatti. Abbiamo fatto dei passi in avanti a partire dal lavoro importante di caratterizzazione, di studio scientifico del prodotto che ha certificato in maniera scientificamente oggettiva l'assoluta peculiarità del pomodoro di Montagano dal punto di vista delle proprietà organolettiche e nutrizionali. Abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti con la registrazione del marchio DECO con l'obiettivo appunto di salvaguardare l'identità del nostro prodotto. Proprio in riferimento alla registrazione del marchio, quindi proprio una denominazione comunale per curare e controllare tutti gli aspetti di questo prodotto importante non solo per Montagano ma per tutto il territorio molisano. Sì, è stata introdotta una decina d'anni fa. Ovviamente quando parliamo di DECO parliamo di un marchio base, nel senso che è un punto di partenza sicuramente poi per ambire a marchi più strutturati, più qualificati, ma si parte dalla DECO, dalla denominazione comunale, che è un primo passo importante comunque per riconoscere la peculiarità di un prodotto, il suo stretto legame con il territorio, attraverso un disciplinare comunque piuttosto rigoroso, con un lavoro tutto di supporto fatto dalla commissione appunto sulla DECO e con l'attenzione, la dedizione anche dell'amministrazione comunale che costantemente cerca di dare una mano e sostenere economicamente e politicamente queste attività. In questo convegno è stato esaltato, ovviamente sono state esaltate tutte le proprietà, le qualità del prodotto, poi anche una conservazione particolare del seme legato al territorio, perché ovviamente un seme che se dovesse essere piantato su un altro tipo di territorio comunque non andrebbe a fornire le stesse caratteristiche, le stesse peculiarità. Sì, certo. Il lavoro della Commissione DECO è finalizzato anche a questo, cioè a garantire l'autenticità del seme del pomodoro di Montagano affinché i prodotti siano effettivamente pomodori di Montagano. Ed ecco, questo si lega anche al discorso del marchio, della registrazione, perché proteggere il prodotto di qualità, il pomodoro di Montagano, è un'attività che si fa anche mediante appunto la lotta alle contraffazioni, a usi impropri della dicitura pomodoro di Montagano, perché ovviamente ha un suo appeal storicamente riscontrato il pomodoro di Montagano come prodotto riconosciuto, io direi anche fuori dai confini regionali, quindi questo potrebbe innescare in qualcuno lo stratagemma di utilizzare impropriamente una dicitura che invece con il disciplinare e con le regole che ci siamo dati come commissione deve far sì che sia solo l'autentico pomodoro di Montagano a potersi fregiare di questa dicitura e del relativo marchio poi.
amministrazione comunale che ha a sostegno appunto di questa settimana dedicata alla festa del pomodoro, la 16ª festa del pomodoro, un'importanza per valorizzare il territorio e anche a livello turistico. Sì, noi ce l'auguriamo, ovviamente la settimana del pomodoro chiude un po' una serie di iniziative fatte per la stagione estiva. Siamo partiti tra fine giugno e primi di luglio con il Festival Janicro, quindi abbiamo portato dei musicisti importanti a Montagano ad esibirsi a Faifoli e anche nel centro abitato, e chiudiamo l'estate con la festa del pomodoro. Mi piacerebbe idealmente, ecco, collegare la cultura, l'arte, la musica alla eccellenza di un prodotto come il pomodoro, e rimarcare che sono entrambi volani di sviluppo, e noi lavoriamo in quella direzione e credo che qualche piccolo risultato si sia già raggiunto e ci auguriamo di raggiungerne sempre di più ambiziosi. Il lavoro ce lo stiamo mettendo comunque. E dopo il convegno è stata fatta anche una degustazione di alcune pietanze ovviamente realizzate da due agrichef per esaltare il gusto e le peculiarità del pomodoro di Montagano. Sì, ed è stata anche l'occasione, come ha fatto il dottor Cappuccio, di sottolineare questa figura nuova dell'agrichef, che è frutto appunto dello stare al passo coi tempi, poi sostanzialmente, nel senso che viviamo in un mondo complesso, in continua evoluzione, in cui anche i mestieri, le professioni non sono le stesse di una volta, ma vanno perfezionandosi, in qualche modo anche ibridandosi tra loro, per creare figure altamente specializzate che sono portatrici di esperienze di vario tipo. L'agrichef mette insieme l'abilità del cuoco, cioè di chi riesce a cucinare, a preparare cibi, con le conoscenze, le attitudini di un agronomo, comunque di un conoscitore dell'ecosistema, dei prodotti tipici, delle colture, e si lega anche un discorso anche di mangiare sano e di mangiare in maniera equilibrata e prodotti legati al territorio, a chilometro zero, filiera corta, eccetera. In questa giornata conclusiva della 16ª festa del pomodoro, anche mercatini di prodotti locali qui a Montagano. Sì, anche questa è una cosa importante. Noi dal primo giorno abbiamo allestito, e in questo c'è stato un altro elemento di supporto che il Comune ha cercato di dare all'iniziativa, degli stand affinché i produttori locali potessero, ecco, avere degli spazi in cui esporre i propri prodotti. Fa parte di quello sforzo che ci deve essere nel far sì che da una dimensione hobbistica la produzione del pomodoro e di altri prodotti in generale diventi un'occasione di reddito, quindi che gli attori di questa filiera si strutturino in maniera sempre più importante, perché possa, ecco, derivarne una fonte di reddito per chi fa questa attività, e quindi di conseguenza una ricaduta positiva poi per l'intero territorio.